Un'altra vertenza, quella di Castelfrigo, 127 licenziamenti nelle cooperative in appalto del settore carni nel Modenese. Oggi c'è stato un incontro in regione, vediamo com'è andata. Prosegue la battaglia dei lavoratori in appalto alla Castelfrigo. Oggi, dopo un'intensa settimana di mobilitazione, hanno avuto un incontro in regione per ribadire la richiesta di far ritirare i 127 licenziamenti previsti nelle due coop appaltatrici. In tutta la vicenda resta il sospetto delle false cooperative che nascono e muoiono velocemente. A questo proposito, l'assessore regionale alla legalità Massimo Mezzetti, al termine dell'incontro, ha parlato di troppe zone d'ombra a tratti inquietanti che vanno chiarite. La protesta è partita in buona sostanza quasi un mese fa per un problema in un'azienda delle carni del comprensorio castelnovese. Questi lavoratori vengono sfruttati praticamente e all'interno del luogo di lavoro trattati male. Più volte si sono lamentati ma non si è trovata una soluzione. Lunedì mattina la protesta dei lavoratori si sposterà a Montecitorio per sensibilizzare le alte cariche dello Stato sulla questione. Questa battaglia a noi fa per tutti i futuri bambini di italiani, non solo noi come stranieri, no.